guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi parleremo dei nuovi banner che hanno annunciato proprio questa mattina, quelli della Hoyoverse per quanto riguarda la 3.1. Parleremo molto approfonditamente del banner di Sinnoh, del banner di Venti e soprattutto del, penso, uno dei migliori, presumo il secondo banner migliore delle armi mai esistito su Genshin Impact. E per quale motivo? Vi ricordo come sempre che in questo canale trattiamo Genshin Impact con supporti matematici, con calcoli effettuati da me, la mia community, da Jeff, Kachin Mains, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi magari se vedete qualcosa di un po' più complicatello sapete il motivo. Vi ricordo inoltre che nel caso vogliate sapere tutto su Sinnoh, vi aspetto mercoledì 28 su Twitch, perché faremo, oltre che le pull sia per l'arma che per Sinnoh, faremo un'analisi veramente, ma veramente approfondita su Sinnoh, compresi i calcoli, compresi i team, compresi quali artefatti vanno meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, il link in descrizione, vi aspetto mercoledì alle 14. Inoltre, lasciate like a questo video e iscrivetevi nel caso non l'avete ancora fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Partiamo subito parlando del banner personaggi più atteso degli ultimi mesi, quello di Sinnoh. Sinnoh che non sappiamo ancora tantissimo su di lui, quindi non mi soffermerò troppo, però ecco, mi sembra che sia un po' overhypato e mercoledì capirete anche il motivo. Per quanto riguarda i 4 stelle, abbiamo Sai, abbiamo Candace e abbiamo la nostra Cookie Shinobu. Ora, come 4 stelle, meta-wise, questo banner fa veramente, veramente schifo. Sayu si utilizza penso in uno o due team, entrambi non meta. Candace la studieremo, non mi sembra però questo game changer, poi magari mi sbaglio, assolutamente sì. Cookie Shinobu è sicuramente la più tra virgolette interessante, un personaggio che quando uscì al tempo fu veramente distrutto dalle critiche anche da parte mia, assolutamente, ma con l'arrivo del Dendro ha trovato un suo posto negli aggravate, negli Hyperbloom team come anche healer, quindi molto 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 bene, sicuramente una unità che ora sa il fatto suo. Quindi regà, le costruzioni di Shinobu C1 ok, C2 va bene, poi anche la C4, ma no, per il resto non è niente di speciale. Comunque, appunto, ripetiamolo, i 4 stelle non è che siano tutto sto granché. Per quanto invece riguarda l'altro banner, abbiamo Venti, sempre con ovviamente gli altri 4 stelle. Allora, Venti, il nostro Archon dell'animo. Allora, Venti è un personaggio che è assolutamente forte. Del resto, come dico sempre, i personaggi animo non hanno il diritto di essere deboli solo perché esiste il set Vincent Venner. Quindi diciamo che un personaggio animo non sarà mai debole, ma Venti, diciamo, può essere o normale oppure può essere distruttivo. Perché cosa vuol dire? Venti è un personaggio che si basa molto sull'abisso corrente, perché se c'è un contenuto in cui Venti è utilizzabile, quindi che diciamo raggruppa tutti i nemici, tu puoi passare sopra a quel contenuto in una maniera veramente, ma veramente ridicola e vergognosa. In questo momento, nell'abisso che c'è ora, parlando di piano 12, non è fortissimo, non ha molto potenziale, ma appunto essendo animo si può comunque utilizzare. Buonissima unità, abisso dependent, ma divertente da giocare, quindi nel caso non l'abbiate, non dico che è un must pull, ma a seconda del contenuto appunto è veramente molto forte oppure molto molto normale. Andiamo ora a quello che tutti stavano aspettando, signori. Questo banner army è qualcosa di freaking dibile. Signori, allora abbiamo come 5 stelle la Elegy for the End e la Staff of the Scarlet Sands. Ora, l'Elegy for the End lo conosciamo tutti molto, ma molto bene. Un arco che, regà, wow, non si può dire altro di quest'arco, wow. Infatti, incredibilmente, perché ho detto che questo banner è il secondo banner più forte del gioco mai uscito. Perché il primo è stato quello con la Oma e con l'Elegy. È un caso che l'Elegy siano entrambi? Assolutamente no. Comunque, allora, andiamo secondo a vedere la staffa della Scarlet Sands. Ora io ve la metterò qua in sovrappressione. Ma appunto parliamo di un 44% di critical rate con 542 di base attack. E ovviamente non ci fermiamo qui. Abbiamo la sua passiva che il personaggio equipato prende il 52% della sua elemental mastery come bonus attacco. Quando l'elemental skill, quindi la E, colpisce i nemici,
il Dream of the Scarlet Sand verrà attivato per 10 secondi. Il personaggio equipato prenderà il 28% dell'Elemental Mastery come bonus attacco, massimo 3 stack. Quindi, messo da parte il fatto che la lancia andrà bene su Sino, presumo, non lo sappiamo ancora, ma essendo la sua signature, presumiamo di sì. Vediamo su quali personaggi già usciti potrebbe andare bene la lancia di Sino. Allora, Shenhe, assolutamente no. Yuinjin, per quale motivo? Toma, non direi. Per quanto riguarda Raiden, assolutamente può andar bene in un team aggravate. Questo perché? Questo perché l'aggravate prende come moltiplicatore sia l'attacco sia l'elemental mastery del personaggio e appunto può crittare. Quindi potrebbe andare sicuramente bene l'engulfing. Penso che a mani basse sia ancora molto, ma molto meglio. Però, perché no, faremo assolutamente dei calcoli anche con l'arma nuova. Per quanto invece riguarda la nostra suora Rosaria, potrebbe essere actually interessante giocarla in un reverse melt con la nuova lancia. Secondo me potrebbe tranquillamente starci, anche perché ricordiamo che Rosaria, con la sua E, come appunto Raiden Shogun, ha un multi-hit. Con Raiden avremo praticamente le stack subito, mentre con Rosaria, con una E, avremo due stack di arma subito, per poi prendere la terza dopo. Quindi potrebbe funzionare, sicuramente, proveremo anche questo. Hu Tao, per quanto ad Hu Tao, chiaramente la buildi con abbastanza elemental mastery su 260-270, non penso che il bonus dell'attacco sia veramente rilevante, anche perché, ricordiamolo, la passiva delle stack si attiva solo quando la elemental skill fa del danno, la E di Hu Tao non fa danno ai nemici, quindi in realtà non avremo le stack, avremo solo il primo, la prima riga, diciamo, di buff, che non è assolutamente worth. Sicuramente sarà meglio della maggior parte delle 4 stelle, ma una Dragon's Bane Refine 5 probabilmente può fare molto meglio su Tao rispetto che a questa. Per tutte le altre, ovviamente, penso che sia meglio. Xiao! Beh, non avete mai visto una bella build croccante di Xiao con Elemental Mastery? Non iniziate a farlo. Zhongli! Vabbè, un sacco di Elemental Mastery per un Crystallize fortissimo, non usate per favore, e ovviamente Shaling, perché ogni lancia è buona per Shaling, assolutamente molto 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 buona su Shaling, ma avete dubbi? Io assolutamente no. Quindi appunto per le 5 stelle molto 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 bene, ma andiamo a vedere un po' le 4 stelle. Abbiamo un Favonius Warbo, abbiamo la Favonius Lance, che sono delle armi veramente ma veramente molto molto forti, che aiutano un account in maniera incredibile, quindi molta molta value. Lion's Roar è abbastanza buona, specialmente in certi team e specialmente su certi personaggi, quindi va bene come arma, non la migliore ma neanche la peggiore, molto diciamo utilizzabile. Sacrificial Fragment, regà, anche qui veramente una cosa veramente molto molto buona, specialmente refinement alti. L'unica cosa sus, diciamo, di questo banner army è proprio lo spadone nuovo, che diciamo è uno spadone che scala con elemental mastery con i livelli e diciamo ti dà dell'attacco flat a seconda della elemental mastery per 12 secondi e no, per ora perlomeno non penso che sia una buona arma da mettere su praticamente nessuno, quindi incredibilmente l'arma nuova del banner army 4 stelle non è quella a cui tutti andremo a puntare, ma piuttosto è quella che speriamo di non prendere, però appunto per ora, poi magari in futuro uscirà qualcosa che può farla, diciamo, splendere. Vediamo, assolutamente. Del resto, dicevamo tutti che Kukishinobu non fosse un PG e ora è abbastanza giocabile. Quindi vediamo Oyoverse che cos'ha in mente per noi. Signori, per questa analisi dei banner era tutto. Ditemi cosa ne pensate voi di questo banner army e se pullerete o meno. Io ancora una volta vi ricordo che vi aspetto questo lunedì, quindi fra 2 giorni, in live dalle 14 su Twitch, link in descrizione, per la maratona su Sino, con analisi, theorycrafting e tutto il resto. Pool, regà, veramente, veramente tante. Vi ricordo ancora una volta di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'avete ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out.